Una Roma nel caos più totale, una Roma che sembra una vera e propria polveriera, anzi di più, perché una polveriera non ha cenere al proprio interno, invece questa è una Roma completamente cosparsa, coperta di ceneri, le ceneri del dopo Fiorentina-Roma, ma non solo del dopo Roma-Fiorentina-Roma, non solo di quel 5-1 che ancora brucia terribilmente. La Roma è coperta, completamente sommersa dalle ceneri di una società che non c'è, di un allenatore lasciato da solo a gestire una situazione che non è evidentemente in grado di gestire, di giocatori lasciati da soli con un allenatore che evidentemente ancora non riescono a digerire. E la Roma è frutto di scelte sbagliate. Questa Roma è frutto di scelte o di non scelte che stanno determinando la situazione che stiamo vivendo in questo momento. La Roma di oggi la possiamo sintetizzare attraverso un post pubblicato su Instagram da un suo ex calciatore, Edoardo Bove. Edoardo Bove che scrive appunto su Instagram il gol 4 della serata, al 52esimo il cerchio della vita. E 52 era il numero di Bove alla Roma e questo è il cerchio della vita. Un calciatore, un figlio di Roma allontanato da questa squadra per scelte che non comprendiamo noi da fuori. Che forse comprendono poco anche quelli che sono dentro Trigoria, che forse potrebbe spiegarci qualcuno che ci viene indicato dal procuratore di Bove, sempre sullo stesso post di Instagram, perché Diego Tavano, procuratore di Bove, scrive commentando quel post adrenalina con l'emoji, con l'emoticon dell'omino che chiede silenzio. Ecco, forse la Roma di oggi è frutto delle scelte scellerate di Lina Sulucu, forse la Roma di oggi è frutto delle scelte o delle non scelte scellerate di questa proprietà che continua a non dotarsi di una dirigenza che decide di lasciare questo allenatore su questa panchina, questo allenatore che oggi in conferenza stampa, e ne parleremo, ha detto che è meglio perdere 5-1 una partita che 1-0 perché forse così escono i veri problemi. Un allenatore che ha parlato di un confronto violento con i propri giocatori, ai quali ha chiesto sostanzialmente di fare solo i giocatori, di preoccuparsi solo di questo e non di preoccuparsi, di non preoccuparsi di altro, di non preoccuparsi di quello che succede fuori dal campo, di non preoccuparsi delle scelte tecniche e delle scelte societarie. Perché è evidente, non lo dice direttamente Juric, ma si capisce dalle sue parole, che questa squadra è preoccupata per le scelte tecniche e preoccupata per le scelte societarie. Quello che ci ha detto Pellegrini a fine partita è un segnale d'allarme, un grido d'allarme prima ancora che una denuncia, un grido di dolore da parte di chi evidentemente a questa squadra tiene. Forse non lo fa capire a sufficienza, ma a questa squadra tiene. Ecco, questa è la Roma che stiamo vivendo in questo momento. Una Roma che domani sera dovrà ancora una volta affrontare una partita con questo allenatore in panchina e con questa carenza all'interno della società. E allora, se nelle ultime settimane abbiamo chiesto a Dan Ryan Friedkin di intervenire nella società, di inserire quelle figure che mancano, di ritrovare l'anima romanista, quel romanismo che non è una parolaccia, che non è una cosa di cui vergognarsi, quel romanismo che è lo spirito di identità di questa squadra e del suo popolo, introducendo delle figure che conoscano la piazza, che conoscano Roma, che conoscano la città, conoscano la squadra e che sappiano come muoversi. Claudio Ranieri come dirigente va benissimo, ma a questa richiesta che abbiamo fatto nelle ultime settimane dobbiamo aggiungere una nuova richiesta, perché il tempo di Juric è evidentemente scaduto, terminato. Ci auguriamo che la Roma già da domani possa tornare a vincere, ma onestamente ci crediamo veramente poco. Questa è 100.000 voci, questa è Teleambiente, le 100.000 voci di oggi, quindi sono quelle del popolo romanista arrabbiato, deluso, per certi versi disperato nel senso letterale del termine, disperato, privo di speranza. Ecco, la speranza che i Friedkin ci avevano restituito da subito con l'ingaggio di Mourinho che ci ha permesso di tornare a sognare in grande. Quella speranza oggi sembra non esserci più. Ne parleremo questa sera, ne parleremo ovviamente come sempre con Simone Altobelli. Ciao Simone. Buonasera a tutti. Buonasera e con Ruben Della Rocca. Ciao Ruben. Andrea, buonasera a chi ci ascolta. E ne parleremo con gli ospiti di questa puntata, di questa sera.
Lo diciamo da subito, sarebbe dovuto essere con noi anche l'assessore Maurizio Veloccia, che invece sarà con noi il 13 novembre, quindi appuntamento per parlare anche dello stadio, con chi lo stadio lo sta seguendo, con l'assessore Veloccia. Avremo Luca Valdiserri, avremo Stefano Garobbi, un ex calciatore tra le altre squadre anche della Fiorentina, per parlarci un po' del momento che sta vivendo non solo la Roma, ma in generale la Serie A in questi giorni, in queste settimane, in questo periodo. Il primo ospite di questa sera, però, per me è davvero un piacere averlo, perché è un collega, di solito è lui che chiama me come ospite nelle sue trasmissioni radiofoniche. Oggi ricambia il favore. Abbiamo Andrea Di Carlo, radioromanista, il romanista. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti, buonasera, buonasera a tutti. Allora Andrea, nel farti la prima domanda, ti chiedo la cortesia, ora che la regia magari ti toglie l'inquadratura, di mettere il telefonino orizzontale, se ce la fai, così almeno l'inquadratura ce l'abbiamo per intero e non... Allora, lo diciamo a beneficio di chi ci sta, seguendo in questo momento. Questo collegamento è registrato, non è in diretta, lo vedete dal fatto che Andrea è ben illuminato, ma questo perché Andrea è di ritorno, è sulla strada di ritorno da Trigoria, dove è appena stato a seguire la conferenza stampa di Mister Juric. Tra l'altro, Andrea, ho sentito che hai fatto anche l'ultima domanda a Juric. La prima domanda che ti faccio io è che cosa ci ha detto in questa conferenza stampa Juric? Io ho trovato dei segnali preoccupanti nelle parole del mister. Ma è preoccupante la situazione e quindi è preoccupante il momento storico che sta vivendo la squadra. Di certo, visto che eravamo presenti poi a Firenze, sia in tribuna che poi in conferenza stampa, e quindi abbiamo raccolto anche lì le impressioni sia di Juric che di Capitan Pellegrini, la netta sensazione di quella notte è che fossimo davvero poi arrivati al capolinea di questa avventura di Juric sulla panchina della Roma. Così, così non è stato, così non è, così non sarà, mi viene da pensare, perché ho trovato un allenatore che si sente saldo, si sente responsabilizzato. Mi sembra che arrivi un monito abbastanza chiaro dalla lontana America. È più colpa dei giocatori che degli allenatori. Non si può cambiare continuamente, non si vuole cedere ai capricci di un gruppo che spesso, insomma, non è stato all'altezza degli obiettivi che la società aveva prefissato. E quindi, quando Juric dice: ho parlato con la proprietà, ho parlato con Dan e Ryan Friedkin, ci siamo detti un po' tutto, ci siamo detti tutto con la squadra. Tutto quello che c'era da dirsi, le verità non dette, meglio ogni tanto una sconfitta di questo tipo perché non lascia poi strascichi di nessun tipo, nel senso che non lascia quel non detto, quelle dinamiche che un pochino di trascini dietro. Si sono detti tutto quello che c'era da dirsi, spero, mi auguro, immagino, provo a immaginare. Non ha negato i litigi anche violenti, non ha negato momenti di grossa riflessione. Quindi è un punto di ripartenza almeno per Juric, che sgombra il campo da, diciamo, difficoltà organizzative, strutturali. C'è No, lì dice una sempre. cosa, Andrea, perdonami, lì dice una cosa allucinante dal mio punto di vista. Dice che addirittura per lui è meglio questo vuoto organizzativo all'interno della Roma, perché così non c'è filtro tra lui e la presidenza. Secondo me qui però la criticità è che noi conosciamo molto bene ovviamente la piazza di Roma, conosciamo molto bene il pregresso, conosciamo molto bene quello che c'era prima e quello che c'è adesso, quello che secondo noi sta mancando, quello che manca da molto tempo. Però noi viviamo qua, seguiamo la Roma da anni e anni, stiamo parlando però di un signore che ha un altro background. Un signore che viene dal Torino, che viene dal Verona e molto probabilmente per quella che è stata la sua esperienza pregressa ha trovato probabilmente una Roma per noi in disarmo molto più organizzata di altri club. Però sotto questo punto di vista non faccio fatica a pensarlo, che magari il Centro Sportivo di Trigoria offra tanto tanto di più rispetto a quello del Verona o che sia molto più organizzata la Roma in questo momento che il Torino di Cairo al mille per mille del suo potenziale. Parliamo sempre di
diciamo, modus imprenditoriali diversi, no? Sia il Verona fino a poco tempo fa che il Torino erano gestiti dal classico presidente italiano che metteva i soldi, un po' padre padrone che vuole mettere bocca un po' su tutto, probabilmente. Quindi Juric per la prima volta in carriera ha a che fare con una proprietà distante, straniera, americana, che ha il suo modo di gestire. E ti dice: a me piace così, mi sento responsabilizzato. Magari in passato, in altre realtà, si sentiva più controllato. Magari vedeva il presidente tutti i giorni che arrivava al campo con le mani conserte a guardare l'allenamento. Bisogna sempre valutare quello che è il punto di partenza, l'aspettativa. Se chiediamo a Juric di trovare magagne nella Roma, probabilmente non le trova, ma non perché non le voglia trovare, perché io me lo immagino, cioè io ci credo quando lui mi dice che a Trigoria ha trovato il paradiso, perché non ho coscienza di quello che sia il centro sportivo del Verona. Non ho idea mi ricordo, diciamo, un rapporto non serenissimo con Bagnati, che probabilmente è un direttore sportivo ed è una persona molto più presente rispetto a quello che può essere attualmente il ruolo di Ghisolfi. Quindi non è tanto quello che mi. Non gliene facciamo una colpa, però è sicuramente un dato. Senti, invece un'altra cosa, visto che hai parlato delle sue esperienze pregresse, perché poi è un altro aspetto che a me ha colpito della conferenza stampa, e non l'ha detto solamente oggi. Lui insiste, lo ha fatto anche nell'immediato dopo partita, dicendo questa Roma nei 40 giorni precedenti alla partita con la Fiorentina stava esprimendo un buon gioco al punto che avevamo subito solo 5 gol in 7 partite. Questo lo ha detto domenica. Oggi ha detto il mio Torino lo scorso anno ha chiuso il campionato con 36 gol subiti, la Roma con 46, dimenticando che il suo Torino ne ha fatti 36 e la Roma ne ha fatti, mi pare, 65. Quindi, insomma, la differenza reti è importante. Siccome io sono convinto che nel calcio il calcio abbia una regola di fondo basilare che poi da cui discende tutto il resto, cioè chi vince la partita, chi fa un gol più dell'avversario, molto banalmente. Non ti preoccupa il fatto che questo allenatore, oppure la consideri, perdonami il termine, una paraculata, cioè il fatto che si continui a rimarcare il dato della difesa, che questa squadra subisce pochi gol, senza però sottolineare come non riesca a creare poi gioco? Perché messa in questi termini, De Rossi aveva fatto anche meglio allora, perché aveva subito 2 gol in 4 partite, quindi. Però voglio dire, dobbiamo concedere anche all'uomo Juric, all'allenatore Però è una Juric. paraculata. Sì, per carità, ma probabilmente lo sia, però chi vuoi che ti dica, va tutto male. Lui ha visto un'ottima Roma contro la Dinamo Kiev, noi abbiamo visto una Roma sufficiente con la Dinamo Kiev, che ha vinto una partita con un risultato striminzito, con le riserve della Dinamo Kiev, però lui ti deve portare un po' di acqua al suo mulino. Cioè, lui le conosce le difficoltà ambientali, strutturali, le carenze tecniche, dove questa squadra deve migliorare, dove deve mancare. Probabilmente una delle cose che aveva funzionato meglio prima di Firenze era anche un po' questa solidità difensiva. La Roma magari aveva concesso poco, anche con squadre forti come con l'Inter, rimane la difficoltà enorme di far male all'avversario, di qualsiasi avversario poi si tratti. Però è chiaro che lui poi cerca di mettere in luce quelli che per la sua visione sono i numeri positivi dai quali ripartire. Senza dubbio può esserci, insomma, le sue squadre hanno sempre difeso molto bene, concesso poco all'avversario. Poi, ripeto, domenica, cioè, domenica, perdono, giovedì arriva al Torino, che tra l'altro conosce perfettamente Juric, come Juric difende, come Juric attacca, quindi non poteva esserci, secondo me, per quella che era un po' la situazione, il contesto generale, avversario peggiore. Vedremo un po' quali saranno poi le contromisure. Giovedì è una di quelle partite che vinci 1-0, 2-1, 3-2, 4-4, 5-5, cioè 5-6, o come vuoi, devi andare a vincere la partita, perché poi le chiacchiere stanno a zero. Nel post partita di Roma-Torino, con una sconfitta o un risultato che non sia la vittoria, queste analisi qua perderebbero terribilmente poi di valenza e di efficacia. Ti faccio un'ultima domanda e poi ti lascio alle domande da studio. Qualora non ci fosse questo risultato positivo, qualora non ci fosse questa vittoria domani con il Torino, la tua impressione, la tua sensazione, non abbiamo notizie da Los Angeles in questo senso, ma la tua sensazione, la tua impressione è che sarebbe il capolinea per Juric, oppure, viste le partite ravvicinate, gli si darebbe ancora tempo? Che cosa pensi e che cosa temi?
Guarda, c'è la sosta che incombe più o meno, c'è il Verona, c'è la trasferta in Belgio e poi c'è il Bologna. Le partite non sono poche, fino alla sosta, quindi se c'è urgenza di intervenire si può intervenire, l'importante è che si abbia poi l'idea chiara su dove intervenire, chi portare, cosa fare, perché anche là secondo me c'è grande, grande indecisione. E confusione. Io credo che Juric agli occhi di Friedkin sia più saldo di quello che noi pensiamo e percepiamo. Quindi dipende che tipo di risultato va a maturare domani sera all'Olimpico, perché pareggio, sconfitta di misura, forse aggiungerebbe poco alla situazione attuale. Se invece dovesse arrivare a un'altra sconfitta molto pesante per quello che riguarda sia la prestazione che proprio a livello numerico, allora lì, come Juric ha detto, dice sapete com'è il calcio, lo sa molto bene, e quindi credo che poi nessuno in quel momento possa sentirsi troppo al riparo di decisioni anche molto perentorie come quella di un potenziale esonero. Molto belli. Andrea, no, io innanzitutto volevo rafforzare quello che ha detto in precedenza. Dal mio punto di vista, lui ha trovato una dimensione molto diversa rispetto a dove è stato, quindi tutto più grande, una prospettiva totalmente diversa per quelli che sono i suoi canoni. E in seconda battuta, dal mio punto di vista, è il fatto che lui non ha la sua squadra, ha trovato una squadra che sicuramente non è né efficace e né adatta per il suo gioco. Questo è palese, insomma, si vede. Io da ex calciatore ti posso dire solamente che quando cambia allenatore, un allenatore deve entrare nella testa dei giocatori, specialmente in un momento di difficoltà, perché se c'è un esonero vuol dire che i risultati non vengono. Quindi, dal mio punto di vista, lui è entrato troppo prepotentemente sotto l'aspetto caratteriale verso i giocatori, cioè nel senso di dover assorbire anche quelle che sono le sue idee in breve tempo. È come se io da un monolocale vado a vivere in una villa a 500 metri, mi perdo, no? Quindi è la stessa cosa, la stessa dimensione. Dal mio punto di vista c'è solo questo qua. Lui si deve rapportare con i giocatori. Dal mio punto di vista, ti ripeto per l'ennesima volta, non è adatto per questa squadra, non è adatto per questa piazza. Anche se a me piace, io lo conosco nel senso così, non lo conosco di persona, ma ci ho giocato contro gli ultimi anni che stavo ancora in forza. Ma a prescindere da questo, un allenatore per me deve prendere la testa dei giocatori, non deve determinare e dettare quelle che sono le regole. E ecco perché c'è un po' di astio, c'è un po' di contrasto fra giocatore e allenatore. Questo è il mio punto di vista molto, molto semplice. Andrea. Sono d'accordo con te e non ho la tua esperienza di campo, ma è tutto giusto. Però il problema, senza ripetere la tua analisi, il problema è poi di chi va a scegliere un elemento come Juric, conoscendo bene Juric, conoscendo quello che il calcio di Juric richiede, sia in termini di disponibilità tecnica che di preparazione atletica. Chi va a scegliere Juric per portarlo qua con una rosa che non ha scelto lui, con una squadra che non ha quella gamba che vuole lui? Il problema è tutto lì, è tutto lì. E poi Juric viene qua, sa fare un solo tipo di calcio, che ha sempre, diciamo, cercato di perseguire poi nella sua carriera. I giocatori in questo modo non hanno mai giocato. Noi abbiamo visto Roma-Inter con Dybala che fa 80 metri per correre dietro a bastoni, e penso che Dybala in carriera questa cosa non l'avesse mai fatta. Quindi è chiaro che le criticità sono enormi e le abbiamo già viste in campo. Quindi si è preso un nome che poteva avere anche un suo senso sotto alcuni aspetti, non ne ha per tantissimi altri. Grazie. Potremmo citare un'altra volta il post di Diego Tavano su Instagram, adrenalina, però sarebbe speculare in questo senso. Ruben Della Rocca. Buonasera Andrea. Anche in virtù della risposta che hai dato ora all'analisi di Simone, ma sia tu che Andrea De Angelis avete detto l'avventura di Juric è arrivata al capolinea, ma è mai iniziata l'avventura di Juric? L'avventura Mi di spiego meglio. Juric Per completare la domanda, come può un allenatore riuscire ad agire su una squadra che ha dimostrato abbondantemente, soprattutto domenica, ma anche nelle altre partite, di non seguirlo assolutamente?
Sul non seguirlo, io parlerei più di crisi di rigetto che di non seguirlo, perché quando si parla già la squadra l'ha giocato contro, la squadra non lo segue. Io penso sempre che bisogna avere una grande personalità per andare in campo consapevoli di fare una non partita. Scusatemi, ma non riesco a trovare tutta questa personalità dentro il gruppo di Trigoria, quindi vedo limiti più che consapevolezze, diciamo, da mostrare all'opposto. La squadra credo ci abbia provato, perché Roma Udinese, mezz'ora abbondante con l'Athletic, secondo me anche Monza, sono state delle partite dove la Roma ha provato a interpretare il gioco di Juric. Poi dipende dall'avversario, c'è cioè l'avversario che un pochino si presta ad andare in campo e a darti la possibilità di seguire meglio quel tipo di spartito, c'è cioè l'avversario che invece va un po' più in difficoltà, ti mette in più in difficoltà e mette a nudo determinate situazioni. Quando dico, no, del Dybala che segue bastoni, Juric in conferenza stampa ti dice che non doveva essere Dybala perché a un certo punto poi ci doveva essere la scalata di Koné, ma quelle sono cose che devi avere bisogno di tempo, di mesi di lavoro, diventa poi tutto automatico, ma ci vuole tempo. Quindi io credo che la squadra ci abbia provato e che ad un certo punto si sia un po' arresa sul fatto che Dalla questo gioco. partita in Svezia, diciamo, dalla partita in Svezia, da quel risultato negativo siamo entrati No, in ma ha un detto bene mood. Andrea, non è adatta, no, per il suo tipo di gioco, No, ci vuole tempo, sicuramente ci esatto, vuole tempo e non sappiamo molto, molto. se avrà questo tempo. Allora, l'ultima domanda e poi ti liberiamo, che devi anche andare a lavorare. È questa, io ho sentito Juric parlare in conferenza stampa di problemi pregressi in qualche modo, malumori pregressi, non è voluto poi entrare nello specifico, anzi è stato sollecitato un paio di volte e un paio di volte ha risposto, sono cose che restano nello spogliatoio, restano tra di noi, da parte della squadra. Per poi dopo aggiungere, i calciatori devono fare i calciatori, non si devono preoccupare di altro. Possiamo mettere insieme queste due risposte e pensare che i malumori pregressi, questa difficoltà che sente la squadra, sia più per questioni societarie che per questioni tecniche? Ma io ricordo che abbiamo visto delle Roma molto forti anche quando la situazione societaria non era straordinaria o così solida, perché poi alla fine conta la qualità di chi va in campo, conta la qualità del manico e quindi l'allenatore che ti mette al riparo anche di situazioni abbastanza precarie. Ma non parlo solo di Roma, ci sono state anche grandi squadre che in un momento di un po' di sbandamento societario hanno poi trovato invece nell'allenatore o comunque nel gruppo squadra forte la linea da seguire. Io continuo a pensare poi che l'esonero di De Rossi sia folle, sia incomprensibile, sia ingiustificabile dopo 4 giornate, mandare, come direbbe, insomma, buttare al cesso, come ha detto poi Juric domenica sera a Firenze, un progetto nel quale hai speso oltre 90 milioni di euro. Un progetto triennale, un ingaggio anche importante all'allenatore, e di colpo in bianco quello che poi dice Pellegrini: se tu dopo 4 giornate mi cambi allenatore e me ne arriva un altro che gioca in un altro completamente in un altro modo, sì, un po' è colpa mia che magari non mi impegno al massimo, che posso fare di più, però è anche un calcio che a me non appartiene. Io vi lascio con una provocazione, che tanto provocazione non è, perché non tanto con quello attuale che è Divanoli. Ma prendendo in esame il Torino di Ivan Juric, ma giocatori come Buongiorno, Bellanova, Lazaro, Linetti, Vlasic e Samuele Ricci sarebbero titolari in questa Roma con questo modo di stare in campo? Diciamo che la domanda è abbastanza retorica, ecco. Lo vedremo già magari a gennaio, se dovesse restare Juric, magari potremmo trovarci Olaina titolare nella Roma, che ne sai? Beh, rispetto a Vabbè. Celic, ragazzi, sarebbe comunque un Rispetto a upgrade, Celic, poi. io sono per la Vai. mozione di far tornare a giocare Simone Altobelli, figurati. Ma Ma guarda, senza il dubbio. Cristante a centrocampo, ma la gioco ancora. Andrea, grazie Ciao davvero per Andrea, essere stato con grazie. noi. Grazie a voi dell'invito, buon lavoro, a presto. Grazie, Andrea. Grazie. Grazie davvero ad Andrea Di Carlo. Noi ci fermiamo per il primo break pubblicitario. Restate con noi, torniamo tra pochissimo. Sempre qui, 100.000 voci su Teleambiente.
Torniamo a Teleambiente, 100.000 voci, prosegue questa nostra trasmissione in cui stiamo cercando di parlare della situazione attuale della Roma. La Roma, come sappiamo, domenica scorsa ha perso sonoramente contro la Fiorentina, ed allora con noi abbiamo oggi un ex giocatore della Fiorentina, ma non solo della Fiorentina. Ha giocato con tante squadre, ha giocato con il Milan dei campioni, ha vinto anche l'Intercontinentale con quel Milan. Stefano Garobbi, buon pomeriggio, grazie davvero, buonasera. Grazie davvero. Grazie a voi, ciao a tutti. Allora Stefano, io come prima domanda ti chiedo ovviamente un commento sulla partita di domenica scorsa, Fiorentina-Roma, poi magari parliamo più in generale anche del calcio e della tua carriera, perché insomma qualche curiosità ce l'ho, hai giocato con veramente con dei mostri sacri, sì. E non mi riferisco a Simone Altobelli, ovviamente, con cui pure hai giocato, però. No, anche lui uno di quelli, sicuramente. Grazie Stefano. Allora, il tuo su Fiorentina-Roma, grazie Stefano. Ma io penso che la Roma stia attraversando un periodo disastroso, perché la società è inesistente, non è possibile dopo un 5-1 che nessuno si faccia vivo e che mandano il team manager che parla francese e deve essere tradotto ai ragazzi, cioè no, io non me l'aspettavo, pur tifando Fiorentina, la Roma ha sempre fatto patire in casa negli anni passati, quindi una partita veramente indecorosa. Ma tutto l'ambiente non è che la squadra, la colpa della squadra, la colpa è della gestione di una società che è gestita da un fondo. Anche il fatto di prendere anche l'Everton, un'altra squadra, cioè, mi sembrano cose che non sono proponibili, cioè dovrebbe intervenire anche qui la federazione. Quindi sei perché in qualche modo insomma non le proprietà tornino ad essere proprietà singole, non ci siano queste proprietà. Io purtroppo sono uno che nel passato penso che sia stato gli anni più belli della mia vita, io credo anche per le società. Io mi ricordo soltanto Mantovani, lo stesso Rozzi dell'Ascoli, cioè erano proprietà familiari, cioè Moratti, Agnelli, Berlusconi. Berlusconi, certo, ma anche a Lecce con Simone, non mi ricordo come si chiama, ma comunque Iurlano. Iurlano era un signor presidente, era una famiglia, e questo ancora ai tani del Pisa. Cioè, penso che il calcio ora sia un business scriteriato dove ci dovrà essere un fermo, perché se no io credo che poi dopo il gioco si rompe. Senti, Juric, per come l'hai vista tu la Roma, la percezione anche da ex calciatore, tu sei stato anche un ex allenatore, insomma, cioè, sei stato su tutte e due i fronti. Quando si vede una partita di questo tipo, questo accade, ce l'ha detto prima Andrea Di Carlo che è stato con noi fino a poco fa, non che i calciatori giochino contro l'allenatore, ma quando succedono queste cose è il segnale di uno scollamento tra guida tecnica e calciatori, e come si può in caso intervenire, cambiando allenatore o intervenendo sui calciatori, detto che ovviamente hanno una società che in questo momento non c'è. Io penso che non ci sia una guerra contro l'allenatore, ma che non ci sia assolutamente nessun feeling, sì. Quindi se un calciatore ti può dare 110, ti dà l'80, ma perché la testa gli dice di dargli 80, perché non c'è stato feeling. Cioè anche Juric ha avuto coraggio a subentrare a De Rossi, perché De Rossi non è che avesse fatto bene, però De Rossi è un emblema della Roma. Quindi è stato tutto un po' difficile. Non vedo scollamento dei giocatori contro la società o contro l'allenatore, perché nessun giocatore entra in campo per perdere le partite, per mandare via un allenatore. Si fa prima andare dal presidente, se purtroppo lì non c'è, però un tempo si faceva così. Uno chiama il presidente e dice: guarda, c'è qualche problema, bisognerebbe intervenire.
però lì manca proprio la società, e poi è proprio brutto. Cioè, una società come la Roma deve essere preservata, deve essere tutelata in tutti, per i tifosi, per tutti, perché poi tanto alla fine ci rimette sempre il tecnico in primis, poi i giocatori, perché vengono contestati e probabilmente a volte si sentono soli. Senti, proviamo a fare un po' un passo indietro nel passato. Io ho in mente il gioco di quel Milan di cui tu hai fatto parte, perché quella è una squadra che ha rivoluzionato il calcio mondiale, non italiano. Sì. Una squadra che era fatta di grandissimi campioni, Gullit, Van Basten, Rijkaard, ma insomma, veramente erano Ancelotti, ce n'erano veramente Baresi, Maldini, veramente si fa fatica a non citarne qualcuno, ma al di là dei singoli era una squadra appunto che, come dicevo, ha rivoluzionato il calcio mondiale, esprimendo un modo di stare in campo unico che ha dominato nel mondo e che poi ha fatto scuola. Che si prova a far parte di quel pezzo di storia del calcio mondiale? Ma senti, io me ne sono accorto dopo tanti anni, lì per lì è una cosa normale, quando giochi sembrava una cosa normale, ma non è una cosa normale. Mi sono accorto tempo fa quando ci hanno riunito per premiarci come la squadra più forte degli ultimi 100 anni e mi hanno chiamato, e quindi ho detto: porca miseria, ma loro non è che sono uno dei tanti. Non ti nascondo che io, quando sono andato a Milano, ero nel gruppo di vicini dell'Under 21 e la Fiorentina naturalmente fece la sua scelta, perché io mi ricordo dovevo andare a Napoli, invece poi sono andato a Milano, dove naturalmente lo spazio per me era veramente poco, lo sapevo, quindi anche mi chiamò anche vicini, però vedere allenarsi determinata gente e entrare in campo facendo le buche in terra per vincere le partite mi ha insegnato tanto, anche perché c'era una disciplina della società molto, molto ferrea. Ti dico una su tutte, che quando veniva il presidente tutti noi bisognava essere senza barba. Ora è una, probabilmente una cosa che sembra futile, no? Però è una forma di rispetto che il presidente, tutti si devono fare la barba, e quindi sei un po' non sottomesso, però sei costretto a capire che chi comanda è uno, e a Roma ora non comanda più nessuno, e questo mi dispiace. Senti, poi, poi riguarda il Milan, io la prima partita che eravamo 28, la prima partita che ho visto a San Siro, che andai subito in tribuna, così almeno ho capito subito come era l'andazzo, e dissi che qui era difficile. Infatti mi richiamò anche vicini, fa Stefano, ho detto lo so, però il fatto è che Sacchi mi aveva avuto a Firenze nella primavera, e io sono un destro anche se ho sempre giocato a sinistra, e lui pensava che Tassotti avesse più bisogno di recupero, però quel Tassotti all'epoca il recupero non aveva bisogno, quindi ho fatto 17 partite, poi mi sono fatto anche male, però non, francamente far parte di quello, di quella squadra è un orgoglio. Dico, chi ti ha impressionato di più di quella squadra? Rijkaard e Ancelotti, secondo me era l'anima, l'anima della squadra. Sì, l'anima della squadra, i leader, uno più silenzioso. Ancelotti era più Ancelotti era l'emblema della serenità. Io non ho mai visto affrontare una partita con grossa tensione. Molti altri, uno dei grandi rimpianti della storia della Roma, Ancelotti, l'abbiamo lasciato andare via troppo presto. Sì, quello è stato uno sbaglio. Sì. Carletto era veramente bravo, oltre a Baresi naturalmente, poi c'era Maldini, però se io dovessi essere un allenatore, dici chi mi prendi, secondo me poi il centrocampo è quello che poi ti fa vincere i campionati e le partite, loro due erano
tanta roba. Senti, poi vai a Lecce dopo un po' e incontri questo signore qua. Grande Simone. E dovremmo avere anche una foto recente di voi due insieme. Io incontri questo signore qua. Ora, non ti chiedo il ricordo di Simone per non metterti in difficoltà. Me lo ricordo benissimo. Perché poi saresti obbligato a parlarne bene in sua presenza, anche se magari non lo pensi. Quindi... Abbiamo un ottimo rapporto. Non ci sarebbe problemi a parlarne bene. Io a Lecce sono stato accolto benissimo. Sono stato Vito, mi ricordo tanta gente. Quando si andava a prendere la frutta da questo signore, la lavanderia, mi ricordo andare a pesca con Baldieri, gli scherzi in ceramicola, incredibile. L'unica cosa è che io quando sono arrivato ho fatto credo 2-3-4 partite e poi una pubalgia mi ha fermato. Sì, mi ha fermato, mi ha limitato, questo mi dispiace, anche perché io mi ricordo che andai da il presidente e siccome all'epoca insomma avevano fatto uno sforzo economico perché mi pagavano la metà dell'ingaggio che avevo a Firenze, io mi vergognavo perché oltre a guadagnare più di tutti, se non giocavo ero in difficoltà e quindi mi feci fare da Palaia, mi ricordo, un esame, una tomografia dove naturalmente la mia pubalgia si vedeva, era impossibile camminare, quindi sono stato bene fuori dal campo, in campo purtroppo non ho dato il supporto, la gente voleva. Grazie a questo abbiamo capito che Baldieri già da allora aveva questa fissa per la pesca. Sì, quindi, però questo ti fa capire, vedi, il senso che ha detto Stefano quanto riguarda un presidente, no? Il fatto della barba. Se ben ricorda Stefano, c'era subentrò da Iurlano a Moroni l'anno dopo, che sarebbe Semeraro la banca 121, e voleva che noi andassimo sempre alle sue riunioni con la giacca e con la cravatta, che sembra una stupidaggine, ma è così. E poi l'emozione che ha, io l'ho letta perché lo conosco bene, è una persona speciale per me, perché innanzitutto mi ha insegnato tanto e poi la sua tranquillità, la sua calma, Stefano, a me mi ha dato forza quell'anno ancora di più, perché avere un campione vicino, che poi ancora non sapevo se di destra o sinistra, ti ricordi, ti facevano giocare a destra, io ti dicevo ma gioca a sinistra, giocavamo insieme, uno va, uno rimane, perché eravamo insomma due bei giocatori, dai, non è inutile nascondere, senza presunzione. Però il fatto che lui dice ho avuto la pubalgia e si è fatto fare un esame sperimentale, strumentale, scusami, specifico per quanto riguarda la pubalgia, quello è il carattere di un giocatore, la personalità che i giocatori di una volta avevano nei confronti di chi ti pagava e il rispetto verso l'allenatore e verso i compagni, allo stesso tempo verso il gruppo, verso la società e verso il pubblico. Questa è la differenza che fa la differenza di un campione. Siccome Stefano, lo conosciamo tutti quanti, insomma non c'è bisogno di presentazioni, è un campione, sia in campo, ma di fuori del campo è ancora più campione. Lo penso anch'io, sono contento anche di questo. Grazie. Buonasera Stefano, una domanda velocissima, una risposta altrettanto immagino rapida. Giovedì sera si gioca contro il Torino, la Roma è la ex, gioca contro il Torino, l'ex squadra di Juric, tra l'altro. Prevarrà più il senso di rivalsa nei giocatori o il terrore di giocare all'Olimpico dove è perso 5-1 una partita con la Fiorentina? Che Roma ci dobbiamo aspettare in questo senso? L'ex calciatore? Ma io, allora, lì dovrà subentrare la personalità dei più vecchi. Quindi la Roma, secondo me, da qui al 10 di novembre ha delle partite dove potrà capire cosa fa. Perché fa Torino, Verona, Bologna, poi in mezzo l'Europa League, la sosta, poi avrà da affrontare il Napoli fuori casa. Io penso che questo sia l'esame per tutta la squadra. Io penso anche che i giocatori a questo punto qualche cosa di più di Firenze daranno sicuramente.
perché naturalmente prenderanno atto che la società non esiste, però poi dopo chi ci rimette sono loro, perché se fanno un'annata disastrosa, alla fine poi quando al prossimo calciomercato diventa più dura per loro. Quindi io penso che i ragazzi entreranno in campo e faranno di tutto per risollevare questa Roma, ma soprattutto per quello che vedo, anche gli striscioni della tifoseria, veramente cioè, quanto stanno dietro alla squadra, mi sembra come Firenze è uguale. Io penso che già come città Firenze e Roma sono le più belle del mondo, quindi anche come tifoseria penso che, anche se c'è stato sempre molti screzi purtroppo, però penso che devono stargli vicini. Ora leggo che domenica probabilmente ci sarà poca gente, pochi paganti, invece no, dovrebbero dare un segnale. Se la società o i presidenti o gli americani sono assenti, non è possibile che il popolo giallorosso sia assente sugli spalti. Anzi, dovrebbero essere di più, di fargli capire che chi comanda sono loro, non gli interessi americani. Simone, credo che tu voglia... No, tornando a prima, così sdrammatizziamo anche un po' il momento della Roma. Mi ricordo quando nel 94 a Parma, che era un Parma, ti ricordi? Con Zola, Benarrivo, Minotti, sì. E via di scorretta, Taffarelle. E il mister ci disse, Stefano gioca a destra, Neto Sonetti, ti ricordi? Sì, Stefano sì, gioca sì. A destra e Spillo gioca a sinistra e deve marcare Benarrivo. E io, lui non so se se lo ricorda, poi mentre entravamo in campo, detto, ma gioco io a destra, tu gioca a sinistra, che Benarrivo bisogna sparargli per prenderlo. Ti ricordi? Sì, e poi, lui ora non ricordo, esperienza. Quell'anno era già arrivato Di Chiara. Sì, stava Di Chiara. Sì, ecco, stava appunto, già. Comunque sì, fra sì. Tutte e due si sapeva. Era il Parma quello importante. Poi perdemmo 1-0 sul gol di Zola su punizione, se ti ricordi, sì. All'ultimo minuto. Si fece una partita bellissima. Esatto. Veramente ci sono difesi, che discorsi. Però non ci si meritava. Però esatto, quell'anno fu un'annata... che tanti punti si sono persi, sì. peccato perché poi venne dopo Marchesi, Rino Marchesi, ti ricordi? Dopo abbiamo cambiato un paio di allenatori, un po' particolare. Questo sempre perché sappiamo che Simone giocava contro gli allenatori, era un mangio allenatori, li faceva fuori, quindi no. Gli ospiti che invita Simone ci racconta sempre di non è vero. Con lui cambiavano gli allenatori. È segreto, stavamo per retrocedere. Sì, infatti, poi siamo passati da Neto Sonetti, che era un vulcano, a Marchesi, che per rilevargli una parola... Ti ricordi? Questa è comica, però è giusto, ti ripeto, drammatizzare di nuovo. Quando diceva la formazione ci metteva un quarto d'ora, con il numero uno, Piazza, con il numero due, Carobbi. Arriva al sedicesimo, che erano 16 giocatori, era già iniziata la partita. Invece qualcuno si addormentava, c'era che buffava. Esatto. Grande Stefano, grande. Allora con questo momento, con questo sorriso ci salutiamo, certo. Grazie a Stefano Carobbi per essere stato con noi questa sera, grazie davvero. Ci sentiamo presto, un abbraccio, grazie, ciao. Grazie allora anche a Stefano Carobbi, noi ci fermiamo per un altro break pubblicitario, torniamo tra pochissimo. Torniamo, Teleambiente, 100.000 voci, ed allora proseguiamo con questa nostra puntata. Dovremmo avere i ragazzi
di Notte Giallorossa in collegamento, che anche oggi non sono arrivati. Ecco, come siete vestiti? Ma come diavolo vi siete conciati? No, no, Andrea, no, non vi preoccupate, siamo noi. Allora, capito, aspetta, che siete voi. Mamma mia. Eccoci qua, siamo noi, Andrea, no, non vi spaventate. Leva questa maschera. A livello di intelligenza, che mi fa impressione, ma bella te che non ho un'emozione. Leva sta maschera che fai schifo. Non è che siamo migliorato tanto. Allora, non vi spaventate, siamo noi, Telambiente. Buonasera Telambiente, 100.000 voci. Un buonasera a Andrea De Angelis, a Ruben Della Rocca, a Simone Altobelli. Allora, c'è la frusta. Io ho la spada laser, vedete la spada laser? Allora, siamo in ritardo, ma ragazzi, chiamate i pompieri, chiamate la polizia, chiamate i carabinieri, la scientifica, Iris. Mamma mia, chi vi pare a voi, ma è successo un macello. Allora, siamo stati invitati da un circo per assistere a un loro spettacolo. Ci hanno detto, in qualità di giornalisti, partecipate a questo spettacolo qua. E noi siamo andati. Il Circo Salamanza. Sì. Esattamente. Noi siamo andati tranquillamente. Il problema è che questo essere qui, come al solito, mentre facevano lo spettacolo, ha accettato l'invito del presentatore di questo spettacolo circense, perché chiaramente un saluto a Giacobucci. Sì, ciao Giacobucci. Ciao Giacobucci, insomma, praticamente hanno fatto provare qualche giornalista all'interno dello spettacolo, e Santarelli chiaramente mi ha detto: Andrea, ma proviamoci noi, ma quale sarà il problema? Ecco, come pagliacci siamo piaciuti così tanto che ci hanno rapiti! Ci hanno rapiti, ora vogliono che fino a domani sera, che è 31 Halloween, noi siamo con loro per fare il loro spettacolo di domani sera, e ci hanno affibbiato queste maschere. Bellissimo. Nel finale di Angelis vorrei fare la donna cannone, cioè quella che sparano e fanno pum! Ma non sei una, donna. E che vuol dire? Come fai a fare la donna cannone se non sei una donna? Invece di travesto, ci sarà un travesto, un trapezista. Un trapezista fai? Sì, bellissimo, Ci hanno rapiti, ti rendi conto? Vabbè, ma è un nuovo carriera, nuova carriera. Ma che carriera, ma ti rendi conto? Sì, fidati di me. Comunque, De Angelis, intanto saluto Ruben, Simone, Alice. Ma chi è Alice? Ma come sto io così? Bene. Ma sono bello? Sì, è bellissimo. Dai, sono bello. Sembri praticamente quello di Star Wars. Ecco, pure Star Wars, manco le basi proprio. Comunque siete due, perché in questo caso Andrea, sì, allora tu capisci che non è colpa nostra. No, è colpa dovete vostra. Aiutarci, no, è colpa dovete vostra. Assolutamente aiutarci, ci hanno rapiti. Non ci aiuterà nessuno. Ci hanno rapiti, 118, siamo qui all'interno del tendone praticamente, dell'accampamento. Questa macchina è una polveriera con la mia frusta, ti spiego il perché. Anzi, allora noi abbiamo qui una spada e una frusta, perché dobbiamo difenderci. Una frusta sadomaso. Se ne cogliana Jones, se vedi. Che la sadomaso. Ma no, ma non si dice sadomaso. Comunque, io voglio dire, che l'ambiente aiutaci, ci hanno rapiti, chiamate i pompieri. Self-cancer. Allora, è una polveriera. Questa sera è una polveriera. A noi cambiamo mestiere. Lo facciamo con amore, no? E avidità per l'amore dei circhi. Anche se io ho spiegato, non amo gli animali lì dentro. Ma non ci sono, eh? Non ci sono. Gli amici animali siamo io e io. Sì, chiaramente ci siamo. Abbiamo fatto questo patto: fuori gli animali dal circo, dentro Santarelli e Mari. Ma no, ma quindi sì. Sì, ma ci hanno rapiti. Effettivamente questo era un ottimo patto. Comunque, è una polveriera questa settimana. Lo è stato già da quando è iniziata questa settimana. Con un fare felpato io mi muovevo talmente a rallenti, capendo che questa è stata proprio una settimana della disgrazia. Halloween, questa è la settimana orribile.
questa è la settimana di Halloween che è cominciata domenica sera con quella sconfitta straziante della Roma a Firenze e sta continuando oggi. Noi dovevamo essere a quest'ora a Telambiente, ci ritroviamo rapiti all'interno di un circo perché ci vogliono nel loro spettacolo di Halloween, appunto, orrendi, di domani sera. Ma siamo così brutti, Marco. Orrendi come la Roma di orrendi domenica. Come e la Roma. Poi tra l'altro, veramente questa, io preannuncio un'annata veramente grottesca, proprio una cupidigia dentro, come la cupidigia dentro di lui. Che c'entra la cupidigia? Perché ma questo mi sono sentito proprio male e quando ho visto la Roma perde, mi si è sentito proprio il cuore sfragnarsi in mille pezzi, no? Come dici tuo, sfragnarsi in mille pezzi. Io sono tuo padre. Non mi pare, perché io sono suo padre. Assolutamente no, sono più alto di te. Allora, sto entrando piano nel personaggio, no? Esatto, ecco, esatto. Ok. Allora, cari ragazzi, è stata una settimana bruttissima che è finita quella scorsa domenica con la sconfitta della Roma, un'orribile sconfitta della Roma a Firenze. Ma come si chiama il nostro numero che 5-1. Dobbiamo fare? Non lo so, ma ce lo spiegheranno domani. Ho questa bella frusta. Ci hanno dato pane e acqua questa sera a cena, ragazzi. Sì, perché dobbiamo dimagrire, ha detto. Dobbiamo dimagrire, esattamente. Ragazzi, vi prego, salvateci. Allora, un 5-1. Ma poi io dico, no, ecco, a proposito, vi bagliacci. Sì. Dico una cosa, ma perché a fine partita Paredes perde? Prende 5 gol, si mette a ridere con l'avversario, ma che siamo Rideva. Veramente al circo? Sì, lui, noi ci siamo, ma però non pure prendiamo lo, quello stipendio là per siamo farlo. In buona compagnia, possiamo sì, dirlo, siamo in buona compagnia. Ma dimmi, ma veramente, a parte che a Trigoria non c'è sta più nessuno, non c'è sta più niente, non c'è sta più un zero. Oddio, buona donna barbuta è passata. Bellissima donna barbuta. A me mi inquieta, onestamente. Donna barbuta sempre piaciuta. A te. No, è donna a me, barbuta sempre a me piaciuta. No, però ok. Sì, comunque sia. Cioè, ragazzi, la situazione attuale di classifica della nostra amatissima Roma, altro che Halloween, è horror, è orribile, è da festa dei morti. Perché la Roma a Firenze ha dimostrato di essere una squadra e una società morta, priva di fondamenta. Trigoria non c'è sta più nessuno, la gente ride, scherza, la gente ride, perde 5-1 e ride, scherza, ma che cavolo, scusatemi, hai visto che tranquillità che ho, cavolo, a dire queste cose, ma che si è messa in testa la gente. Cioè, io dico, dopo 2 anni, ha fatto i primi 2 anni bene, poi spariscono tutti, società, direttori sportivi, società, allenatori. Dove siete, ragazzi, allenatori, tutti quanti? Facciamo terremo fuori 20 allenatori nei prossimi anni, così facendo. Oh, esatto, cioè, ma quindi, soprattutto, cosa dobbiamo fare di questa stagione qui? Perché siamo quasi ai primi di novembre ormai, e questa stagione qua sembra che sia già buttata. Non è possibile vivere quella stanchezza, quella di disperazione che in genere si vive a maggio. E ve lo siamo dico a novembre, ragazzi, ormai siamo quasi a novembre. Questa cosa ve la traduco in inglese per gli spettatori che stanno parlando in inglese e parlano in inglese e ci seguono dall'estero. It's impossible, the stankets, it's verific in the marchapaces. Io non so se sia meglio te o la donna barbuta, sono sincero. In the it's incredible, non si può, no. Se ne fa possibile in francese, no? Ecco perché noi cambiamo mestiere quest'oggi. Sì, esatto. Per rinnovare. Cambiamo mestiere anche contro voglia, perché ci hanno rapiti. Quindi, ragazzi, ci dispiace se non siamo arrivati puntuali questa volta, anzi, proprio non arriveremo. Ma chiamate la polizia, chiamate i pompieri e fermate con sta frusta. Chiamate chi vi pare a voi, ma ci hanno rapiti. Per favore, veniteci a riaccattare. Riaccattare. Guarda che figo il robot, come lo faccio? Sì, tu continua a fare lo scemo, che questi qua ci tengono pure per Natale. Continua a far pazzo. Esatto.
ci faranno fare, ci faranno interpretare anche i monaci. I monaci ci piace così, comunque De Angelis. De Angelis, anche guarda, ambiente, 100.000 voci. Voglio salutare anche Roma Fanpage. Assolutamente, i ragazzi di Roma Fanpage che ci seguono, che ascoltano e ci seguono, ricordando loro pagina di riferimento su Instagram, Roma sì. Fanpage, salutiamoli con cuore e caramente. Salutiamo tutti quanti, però ragazzi, organizzate i soccorsi, venite a salvarci. Forza Roma, perché ce n'è veramente bisogno. E forza Mario. E buon Halloween a tutti quanti. Buon anno. Buon anno. Ciao ragazzi, forza Roma. Forza Roma. Sì. Forza Roma, vi salva il Forza Roma e il buon anno probabilmente è il saluto migliore che poteste farci, perché a voi fino all'anno prossimo non vi voglio più vedere a sto punto, perché basta, basta con questa cosa di questo ritardo continuo, di queste improvvisate che, a cui ci costringete. Comunque, proseguiamo, 100.000 voci, ora è il momento di Tribuna Tevere del nostro Ruben Della Rocca. È una Tribuna Tevere incazzata, passatemi il termine. Non siamo più alla semplice arrabbiatura, alla rassegnazione, alla delusione, no, siamo incazzati e lo diciamo senza problemi, perché è una Roma che ci sta facendo subire delle umiliazioni che non ci aspettavamo, sinceramente. Era cominciata con la sconfitta in Svezia, che era una sconfitta comunque cocente contro una squadra mediocre. Speravamo veramente che ci si risollevasse dopo quella sconfitta, e arriva questa batosta di Firenze, che è una batosta tecnico-tattica caratteriale e che coinvolge tutta la squadra, l'allenatore, ma soprattutto una società che poi non riesce a reagire anche i giorni dopo. Siamo alla vigilia di due match delicatissimi, quelli con il Torino e quello con il Verona di domenica, e questa società nel frattempo rimane in America, i proprietari rimangono in America, mandano a parlare un direttore sportivo francese, e una società che non è riuscita ancora a darsi un direttore sportivo che conosca il calcio italiano, che conosca le dinamiche del calcio italiano, che conosca la città di Roma, che conosca la tifoseria della Roma, che conosca la storia della Roma. E con questo momento sentiamo che è insultato tutto questo. Siamo stati traditi da quel licenziamento di Daniele De Rossi, che probabilmente avrebbe fatto uguale, meglio, peggio, non ci interessa. Ci saremmo sentiti comunque rappresentati da un nostro cuore, una nostra bandiera in panchina. Noi in questo momento in Tribuna Tevere e in tutto lo stadio e in tutta la tifoseria giallorossa non ci sentiamo rappresentati. Questo è il grande problema di questa stagione. Cominciato, l'avevamo detto già la settimana scorsa, dal licenziamento di Mourinho. E da lì in poi la Roma, che comunque con De Rossi era riuscita a trovare un sostituto quantomeno del cuore rispetto a Mourinho, ha perso totalmente la bussola questa società. Nel momento in cui va a prendere un allenatore che non è neanche colpa sua se viene catapultato in una realtà molto diversa da quella che era la sua precedente, e che è una realtà molto delicata, perché Roma e la Roma non sono, con tutto il rispetto, il Verona, il Genova, ogni squadra è degna di rispetto, tra l'altro il Genova è anche più antica della Roma, se vogliamo, ma la tifoseria romanista, i cuori giallorossi, la città che palpita per questi colori, non meritano tutto questo e vanno conosciuti prima di essere affrontati. E comunque ci aspettiamo un riscatto, questo ce lo aspettiamo, che rimanga Juric, che torni Daniele De Rossi assieme magari a Ranieri in un'accoppiata da sogno per quanto riguarda i nostri cuori, ma ci aspettiamo una reazione a tutto questo, anche perché dovessimo vincere col Torino, ce l'auguriamo, comunque una svolta alla stagione probabilmente non avverrebbe, perché abbiamo visto la squadra troppo scarica, troppo scollata dal mister stesso e da quello che sta accadendo. Speriamo, noi, come dice la curva, tifiamo solo la maglia, seguiamo a tifarla, però in questo momento siamo imbufaliti, e giovedì sera io credo che lo stadio, la Tribuna Tevere, la curva, le curve si faranno sentire, proprio perché è una situazione che sta diventando insostenibile per noi, essere presi in giro da tutta Europa, da tutto il mondo dopo questo 5-1 è qualcosa che fa male e non ci meritiamo come tifosi. Nel frattempo la nostra storia è fatta anche di campioni del passato, e un campione del passato che lega Roma e Fiorentina è Francesco Graziani, detto Ciccio, nato a Subiaco il 16 dicembre del 1952,
muove i primi passi in una squadra che a noi è cara, perché tra l'altro abbiamo qui il presidente di quella società, che è Simone Altobelli, e Bettini Quadraro. Inizia lì Francesco Graziani la sua carriera gloriosa, campione del mondo con l'Italia in Spagna, nei mondiali di Spagna del 1982, e dal Bettini Quadraro viene acquistato, fa un passaggio ad Arezzo, viene acquistato dal Torino e farà coppia con Paolino Pulici in quelli che sono chiamati ancora a distanza di 40 anni i gemelli del gol. È una coppia formidabile, e devo dire, da romanista, vedere quel Torino che batteva la Juve, non ci riusciamo noi, ma vedere quel Torino che batteva la Juve ci fece molto piacere in quegli anni, perché comunque rompeva un'egemonia di una squadra che c'è cordialmente antipatica e ci sarà sempre cordialmente antipatica. Detto questo, vince appunto lo scudetto nel Torino e prosegue la carriera nella Fiorentina, fino a che arriva in una Roma, quella del 1983, dove dà il suo grandissimo apporto caratteriale, umano, perché Ciccio Graziani è un campione di umanità. Chi lo conosce, chi ha avuto modo di conoscerlo e frequentarlo, non è stato solo un campione di calcio della Serie A e a livello internazionale, ma è proprio un campione di umanità. E nel frattempo vince due Coppe Italia con noi, e si fa 3 anni con 97 partite e 21 gol. Ahimè, sbaglia il rigore di Roma-Liverpool, finale di Coppa dei Campioni, che fa male solo a parlarne. Però, c'è un grande però, Ciccio Graziani ha avuto il coraggio di tirarlo quel rigore e altri non lo hanno tirato, e per noi romanisti rimane sempre una grande ferita anche quella che ci portiamo dietro, una sconfitta eroica delle purtroppo tante che abbiamo vissuto. E questa era Tribuna Tevere di questa puntata. E ora ascoltiamo il nostro Ivo Manca, lo straniero, secondo me è incazzato pure lui. Buonasera a tutti e forza Roma. È stata una batosta pesante quella di Firenze, pesante come non so da quanti anni a questa parte. Ancora più pesante però secondo me è stato il lunedì, con la notizia del non esonero di Juric, un allenatore che a quanto pare nell'intervallo della partita contro la Fiorentina è addirittura venuto alle mani con qualche giocatore. Ecco, in queste condizioni l'allenatore dovrà ancora lavorare almeno fino alla partita di domani contro il Torino. È veramente tutto assurdo, perché quando si pensa di aver toccato il fondo in realtà c'è ancora tanto da scavare. È inquietante l'assenza della società in questa situazione, anche se viene da dire, ma quale società? Quali figure? C'è solo Ghisolfi che non sembra avere tutta questa presa, questo potere appunto sulla Roma. E detto ciò, lo stesso Juric, che se subito vedevo come quasi come vittima di una situazione assurda, perché l'esonero di De Rossi alla quarta giornata non, a mio modesto parere, tecnicamente non ha alcun senso, ora vedo quasi complice della situazione. Le sue parole dopo la partita di Firenze sono incredibili, secondo me, nel vero senso del termine. Tu non puoi dire che non ti aspettavi una prestazione del genere dopo un filotto positivo. Ma quale filotto? Sia a livello di risultati che di prestazione, il filotto l'ha visto solo lui. È veramente tutto assurdo. Il problema è che non si vede la luce, non si vede una soluzione a questo problema, e pare che già ad ottobre la stagione è finita, anzi ci aspetterà solo tanta sofferenza, contestualizzando ovviamente alla Roma. Detto ciò, come sempre quando ho delle sensazioni negative spero di sbagliarmi e di essere smentito. Soprattutto in queste brutte circostanze, sempre forza Roma.
Torniamo in diretta, 100.000 voci, teleambiente. La Roma di Juric, la Roma di questo periodo è una Roma in crisi profonda, in crisi nera per certi versi. Abbiamo chiesto sui nostri social network che cosa vorrebbero chiedere alla società in questo momento. Vediamo che cosa ci avete risposto. Allora, Francesco dice: c'è chi voleva il bel gioco, eccovi serviti. Due finali con un centrocampista forte l'anno, ora c'è da tremare. Ancora Giovanni, Ranieri e De Rossi, direttore il primo, allenatore il secondo. Domanda secca, risposta secca quella di Giovanni. Ranieri direttore e De Rossi allenatore di nuovo in panchina. Fabio, la situazione a mio parere è davvero sotto gli occhi di tutti. La squadra era con De Rossi, che è stato mandato via per problemi personali con la signora Lina. Ora si trovano a dover giocare in modo assolutamente innaturale per molti di loro, Dybala uomo su bastoni, ce lo diceva pure Andrea Di Carlo, e per questo non seguono le indicazioni di Juric. Ora, se fossi il DDR, prima di accettare un ritorno in panchina, chiamerei i senatori e stringerei con loro un patto di sangue. Se siete con me dovete dare tutto, se no vi metto in piazza, ovviamente con Ranieri come riferimento societario. Torna questo duo Ranieri De Rossi. Ne abbiamo un altro, Andrea, semplice. Prendere un DG tra Boniek e Sir Claudio Ranieri o Capello, un direttore tecnico tra Sir Claudio Ranieri, Maldini e Totti, un big allenatore tra Mancini, Allegri, Sarri, io l'ultimo non lo considererei tanto tra i big, comunque, mettere immediatamente fuori rosa e venduti a gennaio le mele marce di questo spogliatoio, ossia i tre senatori, Cristante, Mancini, il verme del piccolo uomo, che immagino sia il capitano, Pellegrini, Zaleschi e Selic. Abbandonare il 3-5-2, giocare con il 4-3-3, mettere in campo quelli che meritano di giocare e non quelli che hanno lo stesso procuratore, promuovere in prima squadra i giocatori della primavera nei ruoli dove si scarseggia, tipo i terzini destri e sinistri, far giocare Sangaré, Saud e Dall dall'altra parte, tanto peggio dei pseudo titolari non possono fare comunque, anche se non vanno, hanno ampiamente margini di miglioramento, hanno ampi margini di miglioramento. Questo Andrea, ne abbiamo ancora un altro paio. Marco, annunciare il nuovo CEO, il direttore generale e il nuovo allenatore, in sintesi strutturare una società di calcio. Marco, hai perfettamente ragione per quel che mi riguarda. Antonella, un po' più lungo, vediamo, la società è solo la società, sa veramente chi sia il vero responsabile di questo scempio, fermo restando che i primi responsabili sono proprio loro e le loro scelte dissennate. Ora, se andassimo ad analizzare quanti siano i punti ottenuti da De Rossi e da Juric, la bilancia penderebbe chiaramente più dalla parte di Juric, che tra l'altro ha preso una squadra i cui nuovi innesti, fino a prova contraria, sembra siano stati richiesti da Daniele. Senza dimenticare il tentativo, ma riuscito, di far fuori Dybala per avere due esterni, a questo punto mi chiedo quali altri fenomeni, e quello è riuscito di dar via Bove. La soluzione al momento è quella di prendere un uomo di esperienza che sappia almeno mettere in campo le risorse, finora nessuno dei due ha dimostrato tale capacità. C'è ancora un altro, Ugo, hanno rigettato gli ultimi tre allenatori, come per dire, insomma, c'è poco da fare se hanno rigettato gli ultimi tre allenatori. Allora, questi sono, questo è il pensiero, e ce n'erano tanti altri, insomma, ne abbiamo selezionato qualcuno, torneremo tra l'altro a coinvolgervi attraverso i nostri canali social, al momento Facebook e Instagram, anzi, seguiteci già che ci siete, così avrete le anteprime delle nostre puntate per sapere chi sono gli ospiti o altro. Dietro le quinte, qualche clip qua e là, ma soprattutto cercheremo di coinvolgervi e avrete la possibilità di interagire con noi e con la nostra trasmissione. A proposito degli ospiti di oggi, avevamo annunciato e preannunciato la presenza di Luca Valdiserri, che evidentemente però ha avuto un problema e non è potuto essere con noi. Ce ne scusiamo e speriamo nulla di grave, ovviamente, per quel che riguarda Luca Valdiserri, e speriamo di poterlo avere magari in futuro. Però torniamo ai messaggi che abbiamo ricevuto sui nostri canali social. Ruben, che sensazione hai leggendo quello che ci hanno scritto? Perché insomma il messaggio mi sembra chiaro e univoco. Qui si chiede un intervento della società non solo sull'allenatore, ma anche sull'allenatore in generale, sulla struttura societaria che manca, che poi è quello che diciamo noi dalla prima puntata. Guarda Andrea, credo che i nostri tifosi e spettatori abbiano assolutamente centrato vari punti, perché la crisi della Roma è una crisi che ha vari motivi, evidentemente, vari aspetti. Uno che aggiungerei, che io credo, Andrea, che alcuni percorsi nella Roma siano esauriti da parte di alcuni giocatori. Giocatori che sono qua da qualche anno e che probabilmente hanno anche perso degli stimoli nel corso degli anni.
Dai, almeno Cristante, Cristante è uno dei primi che vedo molto svogliato, molto involuto, molto lento, molto apatico. Non, intendiamoci, non è mai stato un fulmine di guerra, però gli riconoscevamo la capacità di stare in campo, di mettersi a schermo davanti alla difesa, di andare a saltare sulle palle alte, andare a segnare gol decisivi. Guarda lo scorso anno il gol al 95esimo di quel recupero ludinese che ci ha fatto impazzire tutti a sperare che arrivassimo in Champions. Quella partita era stata fermata per il problema di salute di Ndicka. Io credo che alcune storie siano finite, e allora forse questa dirigenza non è veramente riuscita a comprendere perché manca questa famosa, o mancano queste famose figure di raccordo tra la squadra e la società, e probabilmente questo non gli è stato trasmesso. E se io faccio una critica a mister De Rossi, Andrea, è che se l'è fatta andare la cosa. Abbiamo visto Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla prima sconfitta con il Verona 3-0, lui è andato da De Laurentiis, il presidente gli ha detto: presidente, io me ne vado perché tu non hai fatto la campagna acquisti che io ti ho chiesto. In quella settimana il Napoli acquista tre giocatori, tre rinforzi che stanno portando il Napoli probabilmente, se non a vincere lo scudetto, a lottare comunque fino all'ultima giornata e con grandi possibilità di vittoria. Quindi io a questo critico a Daniele De Rossi: non aver alzato anche lui a quel punto la voce con la dirigenza, ma soprattutto uscire esternamente con la dirigenza e dire: a queste condizioni io non ci sto. Probabilmente avremmo vissuto un'altra stagione. Ora siamo qui e le varie medicine date dai nostri spettatori credo che possano funzionare. La Roma deve avere uno scatto di reni e un ritorno a certe caratteristiche. Simone, noi oggi non abbiamo l'angolo della tattica, un po' per pudore, mettiamolo in questi termini, sì, no? Perché esatto. c'è poco da analizzare quando si perde in questo modo una partita di calcio, un 5-1 che non ha bisogno di spiegazioni tattiche in questo potevi, caso. Giusto Andrea, potevi giocare anche in 13, in 14, la partita la perdevi. Abbiamo giocato in 10. La Roma è vuota, la Roma ha problemi dal mio punto di vista sia caratteriali, che non ha giocatori di personalità in un ambiente del genere, e in secondo luogo sono proprio svuotati. Ma a prescindere da questo, io mi leggo un attimino a quello che ha detto Ruben. Il tifoso, ho visto anche i messaggi che hanno scritto, non è il classico tifoso. Il tifoso romanista è di pancia, il tifoso romanista è intelligente, il tifoso romanista vuole l'impegno totale dei giocatori e allo stesso tempo vuole anche una società presente, e bisogna dargliela una società presente, perché gli americani non hanno capito che il cuore della squadra sono i tifosi. Avere uno stadio a favore tutte le domeniche è un qualcosa di diverso. Giocare con una contestazione o giocare con gli spalti semivuoti non ha proprio corpo questa cosa. Quindi dal mio punto di vista va rispettato il tifoso romanista. Quindi io penso che domenica, spero che domenica non facciano una contestazione e si distinguono rispetto a quelli che sono gli americani, che noi ci saremo sempre e per sempre, mentre gli americani ci sono oggi, è capace che domani non ci sono. La Roma è la curva, la Roma è il tifo, la Roma è lo stadio al completo. Stadio al completo che non ci sarà probabilmente domani sera, vedremo, anche se poi insomma all'ultimo i tifosi della Roma sono sempre capaci di grandi sorprese. Ruben, che tribuna Tevere ci sarà domani sera? Io l'ho annunciato prima nel tribuna Tevere. Sarà una tribuna Tevere arrabbiata, sicuramente arrabbiata. Ma sarà piena, Andrea, o sarà... Ma la tribuna Tevere come la curva sud non mollano perché amiamo questa maglia, perché soffriamo per questa maglia e perché comunque saremo lì, e dal primo al 90esimo tiferemo Roma. Nessuno spererà di perdere bene perché vada via Juric, per esempio, per dirtene una delle tante voci che sento in questo momento sui social: magari perdiamo e perdiamo bene così se ne va Juric. No, un tifoso della Roma non vuole mai perdere, non vuole mai perdere né bene né male. Io qui sono assolutamente in dissenso con mister Juric. Per noi 5-1 fa male, fa malissimo, e se avessimo visto la Roma perdere con la Fiorentina, ma dare tutto in campo e uscire con la maglietta bagnata, allora comunque avremmo accettato la sconfitta, perché il tifoso della Roma accetta anche quello, ma non accetta vedere certi atteggiamenti della squadra,
e ti dirò anche dal suo allenatore, perché se la reazione è quella di litigare proprio la squadra negli spogliatoi, come raccontano le cronache interne, sinceramente non ci aspettiamo quello, ci aspettiamo la squadra litighi con gli avversari distruggendoli sul campo, non tra loro, insomma. Io ho visto Juric piangere a fine partita, quindi ho visto Dybala piangere nel corso della partita e Juric piangere a fine partita, ed è per questo che ci tengo a dire che personalmente io non ho nulla contro Ivan Juric, anzi, per certi versi uno sanguigno come lui mi può anche piacere. E il gioco a tutto campo di Gasperini o di Juric mi può anche andare bene, però al di là della stima e dell'affetto anche che posso provare, dell'empatia che posso provare nei confronti di una persona che a fine partita dimostra di soffrire come soffro io per una sconfitta, io però non riesco a non andare verso la conclusione di questa trasmissione continuando ad identificare comunque in questo momento nella guida tecnica il primo problema da risolvere, perché se fino a poco tempo fa credevo che ci fosse l'urgenza di strutturare la società con dei dirigenti, oggi paradossalmente io credo che la decisione più semplice, più immediata, più banale, ma utilizzando un principio della fisica, il rasoio di Oshak, ma più corretta da fare, perché poi spesso le decisioni più semplici, le scelte più scontate a volte sono quelle giuste. Io credo che la prima cosa che questa società debba fare, dovrebbe fare, è quella di richiamare Daniele De Rossi in panchina. Bravo, Andrea. Per due ragioni, e le spiego, e su questo Bravo. Vi coinvolgo. Primo, perché ovviamente spererei che Daniele accettasse di sedere in panchina, di tornare a prendersi la sua Roma. Secondo, perché in caso Daniele rifiutasse, questo sarebbe equiparabile a delle dimissioni e quindi alleggerirebbe per certi versi la Roma dell'ingaggio di De Rossi e toglierebbe, badate bene, non che io mi preoccupi di quanto guadagni De Rossi, ma toglierebbe alla proprietà l'alibi per cui non si può chiamare un tecnico di corso, di lungo corso, quindi con un ingaggio importante, con una progettualità importante, perché Juric è stato, è vero che è stato chiamato, ma probabilmente è l'unico che ha accettato un progetto di un solo anno. Gli allenatori seri pretendono qualcosa di più, probabilmente un ingaggio almeno triennale. In questo momento la Roma non se l'era sentita di rischiare un altro ingaggio triennale con sulle spalle l'ingaggio di De Rossi, e allora ecco, chiamare nuovamente De Rossi significa due cose: da una parte poter ridare a Daniele quel che è di Daniele, oppure in alternativa liberarsi di quell'ingaggio per potersi poi presentare da qualcun altro che lo ha raccontato questa settimana Angelo Mangiante di Sky. La Roma ha avuto la possibilità di ingaggiare Tuchel, che è un grandissimo allenatore, che è arrivato in finale di Champions League con il Paris Saint-Germain, che ha vinto la Champions League da subentrato con il Chelsea, un Chelsea preso in decima posizione in classifica, completamente allo sbando, sì, un'altra squadra rispetto alla Roma, ma insomma è uno che è stato capace anche di dimostrare di saper entrare in corsa, di lavorare bene sulla testa dei giocatori. E allora perché non si è scelto Tuchel? Tuchel, tra l'altro, che in Italia è rappresentato proprio da quel Diego Tavano che ha scritto Adrenalina sul post di Edoardo Bove, e chissà che quel post non si riferisse alle scelte in generale fatte da Lina Suluku, non solo nell'allontanare Bove, ma anche nell'indicare Juric come allenatore in panchina. Velocemente, Simone e Ruben in conclusione. No, hai ragione, hai fatto la chiusura perfetta, perché Juric è uno che poteva accettare, solo lui poteva accettare una situazione del genere, perché una programmazione si fa a triennio. Se tu hai fatto un contratto a De Rossi di 3 anni, vuol dire che c'era un progetto in corso e alzare il livello ancora di più della squadra, ma se non gli dà tempo, solo Juric poteva accettare. Io penso che abbiano pure contattato qualcun altro e non sia stato e non è venuto proprio per questo motivo, perché è una piazza difficile, una piazza importante, una piazza dove diciamo la critica tra virgolette è immediata se non ci sono risultati, però bisognerebbe pure un po', insomma, scusatemi, un po' di attributi per arrivare in queste situazioni. Ci vogliono carattere e ci vuole anche una piccola programmazione. Io
non lo vedo, è vestito in un abito dove non gli sta bene. Non è nei suoi panni, Ruben. Ma sì, Andrea, era una programmazione annunciata. I 3 anni da Dia De Rossi dovevano significare proprio quello: una linea verde, spazio ai giovani. A me ha cominciato un po' a puzzare, come si dice a Roma, quando abbiamo dato via Edoardo Bove, che tra l'altro ci ha castigato amaramente nella scorsa partita. Non è stato dato tempo. Riprendiamoci questo tempo, rimettiamo Daniele De Rossi in panchina. E io credo che i risultati alla fine arriveranno, perché anche lui comunque farà rodaggio con la Roma. È vero, non è un tecnico collaudato e con una storia, ma io credo che lui saprà comunque interpretare quello di cui Roma ha bisogno e la Roma ha bisogno. Ne sono convinto, perché è un ragazzo molto intelligente, Daniele De Rossi, e questa è una dote fondamentale nella vita. Abbiamo esaurito abbondantemente il tempo a nostra disposizione, ci fermiamo qui, torniamo mercoledì prossimo sempre su Teleambiente 21:10 100.000 voci. 100.000 voci, 100.000 voci, 100.000 voci dentro l'Olimpico, scoppio, la Roma in campo, ogni passaggio è un lampo, il mister urla schemi, tattica alla grande, sollevati al cielo, punizioni come diamanti, giallo rosso in marcia, l'anima non si piega, ogni partita è guerra, ogni azione una preghiera, il Colosseo ci guarda, la lupa in prima fila, 100.000 voci, Roma è la regina. Difensori roccia, attaccanti, saette, portiere che vola, parate perfette, 100.000 voci, l'urlo nella mente, maglie piene di sudore con la lupa presente, tifosi in curva, bandiere al vento, Roma è un tempio, l'amore che sento, ogni cross, ogni dribbling, una promessa, 100.000 cuori per una fede che non cessa, 100.000 voci, canta la sud impazzita, ogni tiro, ogni passaggio, la storia è infinita, 100.000 voci, la Roma è una passione, danza sulla palla, col cuore in esplosione, 100.000 voci, il grido non si spegne, giallo rossi per sempre, il sangue che ci tiene.